17:13 minuti, Radio DJ, via col Matt. Puntata solo gossip. Sì. Allora, Vale sotto pressione. Ma sono in uno sbattimento. No, Vale, no. Cosa? Allora, abbiamo due ore con calma. Ma poi ti interromperemo, diremo delle cose inutili, ti faremo delle domande. E tu inventerai, certo, delle volte invece le saprai. Certo. Prendiamocela proprio con un altro passo. Allora, Met Gala è questo gala che si tiene ogni anno. Quest'anno è la seconda volta al Metropolitan Museum di New York. Esattamente. Per cui è arte, indetto, moda insieme, esatto, da indetto dalla figura iconica della Wintour. Esattamente, Anna Wintour, direttrice di Vogue America. Che è una cena, è un gala di beneficenza. Sì. Ok, quindi ogni marchio di grandi case di moda ha un tavolo, sì, fondamentalmente, per farla breve. Ha un tavolo che compra, adesso poi capiremo quanto, e a questo tavolo ci mette chi vuole. Sì, invita delle persone che rappresentano, esatto, rappresentano l'idea di mondo che ha in quel momento quel marchio, possiamo dire così. Sì. Perfetto. Un biglietto singolo costa $35,000. Che però tu non puoi, tipo, adesso metti che noi li avessimo e non li abbiamo, ma anche li avessimo non li spenderemo così, però... Non è che puoi comprare il biglietto e andare, cioè devi essere invitato. Beh, sì, sì. Se sei uno che mette molti soldi nelle inserzioni, forse se ti autoinviti ti fanno andare, per dire, immagino. Ma ti autoinviti e paghi, però. Paghi appunto questi $35,000. Se invece vuoi prendere il tavolo e quindi poi a questo tavolo invitare le celebrity che ti rappresentano, paghi una cifra che oscilla tra i $200,000 and $300,000. Ok. Celebrities. Celebrity. Che non pagano. Che poi, non pagano. Per andare, perché sono invitate. Perché poi c'è la cena, nessuno mangia niente. Nessuno mangia niente. Tutti si alluccano perché è una festa a tema. Perché è moda. È moda. Quindi. Il tema viene dettato dalla mostra che in quel periodo si tiene all'interno del museo. Ok. La mostra ha come tematica la Golden Age, per cui l'età dorata d'America. Gilded Age. Ok. Che è un periodo storico che va dal 1870 al 1890, come mi dicevi giustamente tu prima, Diego, in redazione. Sembro scemo. No, quando, ma su queste robe non lo fotti. Non lo fotti. Quando l'industria, l'innovazione e la tecnologia americane conobbero un vero boom. E quindi i nuovi ricchi, gli imprenditori, scazzavano, mi veniva da dire. Soppiantano i nobili, la vecchia nobiltà. La nascita ufficiale della cafoneria. No, della borghesia, che è, diciamo, sono i ricchi nuovi, quelli che detengono l'industria che si espande anche la comunicazione, per cui il mondo dopo la rivoluzione francese, eccetera, certo, l'illuminismo, la rivoluzione la guerra di indipendenza, ormai cioè, i ricchi nobili, che sono ricchi non perché sono ricchi da generazioni, ma sono i nuovi fanno ricchi, funzionare l'economia e che detterà hanno le nuove regole estetiche, religiose, di famiglia, artistiche, sì, insomma tutte le regole, e quindi la borghesia che soppianta, esatto, la nobiltà. Il luogo. Però dal punto di vista di come ti vesti. Sicuramente c'è una predominanza di oro, e è obbligatoria la cravatta bianca per l'uomo, e questa indicazione è un'indicazione di grande sfarzo, cioè se vuoi fare una roba che sia proprio agli antipodi del casual devi mettere nell'invito cravatta bianca. Sì. Adesso mi spendo una che cosa però che... poi gli uomini non mettono. Allora mi spendo una cosa che mi ha spiegato Andrea Battilla, che è un docente di moda, okay, di moda, che il nero come eleganza nasce in quegli anni perché i borghesi, i ricchi, i nuovi ricchi, gli uomini, decidono di vestirsi con questo colore che costava molto tingere di nero, per dimostrare che avevano i soldi e in opposizione ai colori variopinti dei look delle corti. Ah, certo, come quindi dire, damascati, broccati. Esatto. Noi invece, perché nasce l'idea che il bello ha senso con la praticità, cioè deve essere funzionale. Quindi intanto costa, perché sennò il nero ce lo possiamo permettere, il nero. Ma usiamo questo look che è funzionale e pratico, e da lì nasce l'idea. Ho capito, però da quello che mi sembra di capire, poi là non è che l'uomo va con la cravatta bianca. No, però è consigliata. Poi di fatto c'è ampia libertà, totale libertà. La quello che mettere, sta cercando la cosa famo strano. Quello che la metteranno in testa come gli addio ai celibati. Quello che la Wintour sta cercando di combattere insieme a Tom Ford, che quest'anno è con lei a capo di una sorta di organizzazione, sì, è di
allontanarsi un po' dal carnevalesco e tornare a, a quello che all'eleganza. Era il concetto di Met Gala. E dovrebbe essere anche interessante perché totale. Uno va a scoprire, fa ricerca e scopre delle cose, cioè ritrova delle cose, no? Fa delle citazioni. Ok. All'interno teoria. Della serata poi ci sono dei momenti di intrattenimento che la Wintour ha affidato a quattro attori, a Regina King, Lin-Manuel Miranda e poi Blake Lively e Ryan Reynolds, la coppia d'oro di Hollywood. Che lo sapevo che tu non lo sapevi. Zero. Però Blake Lively sta facendo poco, eh? Lei sta facendo poco, ma è molto simpatica. E lei e lui funzionano tantissimo. Okay. E quindi per avere battutine, nessuno si alzerà a dar dei ceffoni perché si è capito che non no. funziona. Tra l'altro, quello che tira i ceffoni è ancora in India, non si sa più nulla. Starà via per un bel po'. Se fai i bagni di luce. La Wintour sarà padrona di casa insieme all'imprenditore capo di Instagram Adam Mosseri e a Tom Ford. Loro tre. Il red carpet inizia alle 18, mezzanotte italiane, per cui dobbiamo aspettare. Sulla lista di invitati non c'è dato di saperlo prima. Lo scopri... Perché ogni tavolo, quindi ogni brand ha i suoi. Ci sono i Ferragnez per l'Italia. Quello lo sappiamo, quello lo sappiamo. Qualcuno li ha invitati, forse la Versace. Una la Versace. Certo. Chi non si vede lì è perché non ha stato un votato. No. Che fine. Domani commenteremo i look. No, domani no, perché c'è Progetti d'amore, quindi. Vabbè, pazienza. Ma perché è stasera? È stasera mezzanotte, ore italiane. Ma lo vediamo? Io a mezzanotte non ce la faccio. No, anch'io non ci arrivo, ma volendo si vede? Ma sì, si troverà da qualche parte. Questa è la prima domanda vuoi che mi fa. No, non, ci non te la faccio a te, Vale, perché sei piena. Se qualcuno da casa volesse darci e condividere un link che mettiamo poi su Pinocchio DJ, no? Sì. Lavorate anche da casa. Dai, ragazzi. Cioè, è sotto tutto il giorno che leggo notizie. Questo mio intervento è andato benissimo. Ok. Brava.